Verso i comportamenti poco gradevoli di una ragazza, monosillabi, risposte dopo ore, messaggi ignorati, molti consigliano come soluzione l'imperturbabilità per dimostrare non bisogno. In teoria non è un consiglio sbagliato, ma essere imperturbabili non potrebbe invece far apparire sottoni e privi di carattere in queste circostanze? Qual è la differenza? Cosa ne pensi? Come sempre ragazzi, vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi trattati su questo canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Link in descrizione. Domanda molto molto puntuale e complessa, mi piace un sacco. Allora, la situazione va a step. All'inizio il consiglio mio è imperturbabilità, cioè non dimostrarsi attenti o troppo ricettivi alle reazioni che ha la ragazza. Quindi risponde a monosillabi, risponde dopo ore, non visualizza, le do il beneficio del dubbio, aspetto, verifico, cerco di tararmi in base ai suoi feedback per vedere se è una cosa che fa solo in quel momento o che fa ripetutamente. Se è una cosa che fa in quel momento, pazienza, ci passo sopra all'inizio, essere un po' schivi su una persona sconosciuta, su una nuova persona che può interessare come no, ci sta, anche lei si sta tarando, sta cercando di capire l'altra persona com'è, come reagisce, potrebbero essere test, e vedi video dei test. Se così non fosse, cioè una che lo fa ripetutamente, ovvio che a una certa cerco di imitare il suo comportamento per vedere se lei recepisce bene questa cosa, però a una certa non potrò continuare con questa pantomima, perché se rispondiamo entrambi dopo 7 ore un messaggio che manda l'altro, non si costruisce una conversazione. Quindi in questo caso la palla torna nel tuo campo, cosa devi fare? In partenza avresti dovuto stimolarla affinché queste cose non accadano con una chat interessante, energica, che la stimoli a continuare. Nel caso avessi già fatto questa cosa e lei fosse una che dà monosillabi come fossero caramelle perché è abituata a essere cercata e la gente che sbrodola carinerie, la cosa da fare è ovviamente farle presente che tu non sei uno di quei tizi. Quindi che le chiacchiere stanno a zero con te e queste cose tu non le apprezzi per niente. Quindi non dico porre un ultimatum fin da subito, ma farle presente che tipo di persona sei, cosa vuoi e che non può funzionare questo comportamento con te. Questo si attua tramite diverse frasi, ci sono migliaia di esempi, frasi che possono essere utili per far capire che tu non sei lì a giudicare, aspetti quel martello da giudice e dici ok, questa non l'ha fatto, buon via. No, però le fa intendere che non è un comportamento che ti piace perché tu vuoi altro da lei. Quindi una frase potrebbe essere: pensavo fossi diversa dalle altre che usano monosillabi, guarda, questo comportamento a me non piace, se hai voglia di parlare bene, altrimenti io non starò qui ad aspettarti. Questo dà un po' di pepe al culo, ma non è una frase che consiglio se non sei capace di utilizzarla. Quindi se sai essere congruente anche più tardi nelle risposte che le darai, perché questo creerà inevitabilmente uno scontro con la ragazza. Se la ragazza ha più palle di te, ti distrugge. Se tu sai usare questa frase solo perché te l'ho detta io, o il modo della persona che prende posizione perché ti ho consigliato di farlo, ma non è nelle tue corde ancora, lei ti seppellisce, lei ti dice: ah, ok, allora niente, ciao. Quindi questo modo va utilizzato sì, ma con un misto di ironia, di faccia tosta, di comportamenti che vanno anche a imitare quello che fa lei, per metterla a confronto con effettivamente qualcosa che può dare fastidio. Se ti va bene, la ragazza recepisce il messaggio e cerca di modificare il suo comportamento in uno che ti andrà un po' più a genio. Se non lo fa, insisti un'ultima volta, dai un altro ultimatum, in buone o cattive maniere, quello poi deciderai te, però sappi che ti può aspettare niente come una magari presa di posizione, cioè la ragazza che ti risponde a tono, però questo tuo atteggiamento l'ha fatta arrabbiare e nonostante ti risponda, sì, ti risponde, ma dicendoti non voglio più continuare perché questo atteggiamento non mi è piaciuto, bla bla bla. Sono cose che capitano in questo ambito, in questo settore. Devi essere pronto a tutto e devi tararti ogni volta, mi raccomando, in base a quello che percepisci dall'altra parte. Non mollare mai, non tirare troppo la corda inutilmente né dare troppa corda inutilmente. Cerca sempre di essere responsivo a quello che fa lei e tararti. Poi lentamente porti la conversazione dove vuoi, porti il mood, il frame, ne parlerò anche in un video, dove vuoi. Cioè lentamente porti verso il tuo obiettivo, che è vederla, strappare un contatto, strappare un appuntamento, un bacio, quel che è. Comunque all'inizio è un ok, mi metto in equilibrio, poi cerco di spingere dove voglio. È giusto ogni tanto dare anche un contentino, quindi fai
Fa presente che non sto pilotando la chat per portarti dove voglio, anche se loro, senza volerlo, inconsciamente lo fanno spesso con noi e quasi sempre vincono, ma così è. Un equilibrio costante e un costante mutamento. Non essere sottoni, non essere cattivi e padroni. È un ok, cosa stai facendo? Benissimo, mi sta bene? No, reagisco. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi volesse approfondire questi temi o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.